i posti letto nelle RSA cosiddette, o le attività di assistenza domiciliare in Italia e anche in Puglia sono largamente insufficienti rispetto al numero della popolazione anziana, che è in continua crescita. I dati italiani sono molto bassi, un terzo, un quarto in meno di posti letto nelle residenze sanitarie rispetto agli altri paesi europei, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Paesi Bassi e così via. Per cui il futuro non potrà che vedere un incremento dei posti letto nelle residenze sanitarie e un incremento delle attività di assistenza domiciliari. Le nostre aziende, come tutto il sistema Italia, ma io direi mondo, perché abbiamo vissuto la tragedia di una pandemia mondiale, globale, facendo parte del sistema sanitario, dicevo, è chiaro che hanno sofferto nell'arco temporale 2000-2021 essenzialmente di quello che è stato lo scontro con il mostro enorme del Covid, sconosciuto. Per noi è stato uno scontro innanzitutto sul piano umano, abbiamo avuto perdite, abbiamo visto davvero sofferenza e morte con gli occhi. Personalmente l'ho vissuta nella mia struttura, ho avuto un focolaio, per cui parlo di cose, ahimè, viste, vissute, toccate. Quindi la crisi è stata profonda e la crisi è stata ovviamente anche economica. Non dobbiamo più spogliare di diritti le persone rimangono tali anche quando diventano disabili, anche quando diventano fragili. E il tagliando va fatto in questo: non è possibile che si possa delegare ad una sola persona la vita e le sorti e progressive, ma organismi come il nostro, organismi di volontariato, organismi che operano e che stanno all'interno, che conoscono bene quali sono le difficoltà che incontrano queste persone, dovrebbero intervenire nel processo. E siccome il volontariato fa questo, allo Stato non costerebbe nulla, ma sicuramente migliorerebbe la funzione e sicuramente non ci sarebbero le distorsioni che ci sono oggi tra l'amministrazione di sostegno e la persona che viene individuata. Quindi noi staremo su questo, lo proporremo, lo porteremo avanti a tutti i livelli istituzionali e sicuramente miglioreremo questo sistema.